Ciao a tutti e bentornati in un mio nuovo video. Oggi farò con voi le crêpe. Vi elenco subito gli ingredienti: 25 g di burro, 250 g di latte, 100 g d'acqua, 125 g di farina, 2 uova, un pizzico di sale. Se ne volete fare di più, basta raddoppiare le dosi. Iniziamo mettendo nel boccale 25 g di burro. Allora facciamo andare il bimby per 2 minuti, 70 gradi, velocità 2, così che si scioglie il burro. Mi è stato richiesto chi non ha il bimby come fa a fare la ricetta. Basta sciogliere in un pentolino il burro e versarlo in una ciotola e aggiungere tutti gli altri ingredienti e amalgamarli con un frustino elettrico. Adesso aggiungiamo 250 g di latte, 100 g d'acqua, 125 g di farina, 2 uova. Un pizzico di sale. Secondi, velocità 4. La pastella dovrà avere una consistenza di una crema liquida. Prima di usarla, lasciatela riposare per almeno 30 minuti. Ungere con un po' di burro una padella antiaderente e lasciatela scaldare a fuoco medio. Per farle tutte uguali, aiutatevi con un mestolo. Così. Versate nella padella. Cucinate per 2 minuti 3 da un lato, quando vedete i bordi che si alzano leggermente, girate la crepe e cucinate ancora 1 minuto dall'altra parte. Fate così con il resto della pastella. Ed ecco qui pronte le mie crepe. Potete farcirle come più vi piace. Io metterò un po' di Nutella. Chiudete così. E un po' di zucchero a velo sopra. Spero che questa merenda golosa vi sia piaciuta e vi aspetto al mio prossimo video. Se vi piace mettete pollice in su e iscrivetevi perché ogni settimana video nuovi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!